edizione della CamminArte qui a Castellamonte, quinta edizione della giornata del volontariato e dello sport, una grande partecipazione. Assolutamente sì, grande partecipazione, giornata di chiusura della 63esima edizione della Mostra della Ceramica di Castellamonte, come da tradizione lo facciamo con questi due eventi, giornata del volontariato e dello sport e CamminArte, giunte appunto rispettivamente alla quinta e alla settima edizione quest'anno. Tantissima gente e tantissime associazioni, in piazza quest'anno ci sono 22 associazioni, fra associazioni culturali, socioassistenziali e sportive, atleti, bambini, persone, quindi sì, un buon risultato. E come al solito il ricavato di questa giornata verrà devoluto per beneficenza. L'intero ricavato della CamminArte andrà devoluto a un'associazione del Canavese che si occupa di sociale. Non svelo io in questo momento qual è l'associazione, perché ci penseranno giustamente i fratelli Luca e Marco Chiartano, che sono i fautori di questa bellissima iniziativa. Grande successo e partecipazione a questa settima edizione della CamminArte. Assolutamente sì, sono proprio contento perché sono più di 500 le persone che sono venute stamattina alla CamminArte 2024. Bello perché ci sono bambini, ci sono persone anziane, ci sono tanti cani, quindi tutti molto contenti e felici di passare una domenica mattina in giro per Castellamonte. Sono veramente tanti partecipanti, quanti sono stati? Allora, i pettorali siamo arrivati a 480, poi alcuni per i bambini piccoli non li abbiamo dati, quindi direi intorno alle 500 e quasi 50 cani, come visto. Anche per questa edizione il ricavato verrà devoluto a un'associazione? Viene devoluto a un'associazione di Cornier che si occupa di bambini autistici. Se possibile cerchiamo sempre di fare qualcosa per l'associazione Territori di Castellamonte, però questa associazione si occupa anche di bambini di Castellamonte e di altre zone qui del Canavese, per cui mi sembrava giusto cercare di aiutare questa associazione. Quindi quest'anno tutto il ricavato andrà a loro.